Chissà cosa ne pensa il nostro maestro di Galateo, di solito sempre prodigo di insulti per le nostre canzoni. Sì, beh, bisogna dire che noi provochiamo la Pomazza Fontana mettendo il peggio della scaletta proprio prima della sua prima del suo intervento. Per sferzarlo, per fargli dare il meglio. Sì. Pronti? Buonasera, cari. Effettivamente catalogherei questo vostro pezzo come tamarrata termonucleare globale, direi. Cioè, questo tanto per avere un giudizio così misurato. Sì, equidistante, certo. Distante, sì, veramente. Anche perché penso che già quella di origine da cui è stato fatto poi il mix era già una roba un po' da tabbozzi. No, allora era la versione nord europea rock di una boy band, erano i Rasmus. Ah, i Rasmus, esatto. Non mi ricordo manco come si chiamava il titolo, il pezzo vero e proprio. Ma insomma, quel Rasmus è sicuramente, insomma, un gruppo di contadini scandinavi dediti a piantare le patate. Pensavo dicesse dediti alla coltivazione dei tuberi, ma il succo era quella roba lì. Il succo era quella roba lì, naturalmente. Allora, noi sappiamo, ma gli ascoltatori no, che oggi si apre, come dire, la prima di una serie di puntate, quindi il primo paragrafo di un capitolo dedicato a uno dei suoi idoli assoluti. Assolutamente, per controbilanciare i contadini patatosi olandesi e o scandinavi, escerpiremo la materia. Cos'è che faremo? Escerpiremo la materia galateale. Ma esiste? Nella sua maniera, certamente, certo, naturalmente. Dopo che la volta scorsa parlammo di sinestesie, perché certo, insomma, ci eravamo lanciati in attività abbastanza ponderose, naturalmente parleremo della summa figura galateale, ovvero l'indimenticato Lord Cardigan. Indimenticato, anche perché tutti noi sappiamo che ovviamente portiamo il famoso capo. Da cui è stato preso il nome, no? Ti ricordate? Di solito dopo una certa età, alle cene di Natale, bello caldo. Ma guardi, caro, la devo contraddire, perché in realtà anche i giovinastri, ai quali tutti noi, insomma, possiamo ascriverci alla categoria sostanzialmente, si mettono il cardiganino, adesso soprattutto sotto la giacchetta va di moda, no? Perché è stato recuperato, un cardiganino leggero, e viene venduto anche in luoghi terribili come Zara, Uomo, cose del genere, che sono luoghi che ovviamente... Sì, a beneficio degli avvocati della nota marca di moda, si rivolgano direttamente alla famiglia Mazzafontana. No, beh, sono luoghi che naturalmente consentono a tutti di comprare il cardigan in questione, naturalmente se uno se lo va a comprare da Harvey and Hudson in Jermyn Street farebbe miglior figura, ma insomma spendete il nome di Mazzafontana anche lì. Olè, andiamo. Lord Cardigan, dovete sapere che era un personaggio incredibile, perché era un notorio cretino, cioè era veramente uno degli uomini più stupidi d'Inghilterra. Si chiamava James Brudenell, era il settimo Earl of Cardigan, ed era un uomo nobilissimo, era molto bello, era molto alto, era piuttosto elegante, ma era di una imbecillità preclara, notorio ovunque, ed era anche molto arrogante, era un personaggio che insomma se la tirava parecchio. Diventa famoso Toto Cello, adesso oggi lanciamo la prima puntata di questo romanzone su Lord Cardigan, che finirà nel 2016, certo, perché è un po' come L'amore e il rispetto 2 con l'Arcuri e Gabriel Garco, non ne bastava una puntata sola, dovevamo farne più d'una. Lei mi ha anticipato, caro Pacco, ma in realtà io il paragone, la similitudine l'avrei fatta più volentieri con Downton Abbey magari, che piuttosto che con L'onore e il rispetto, perché qui non stiamo parlando appunto di mozzaorecchi dell'entroterra siracusano, ma stiamo parlando di Lord Brudenell, certamente, che però era un cretino, come appena però, sì, una testa vuota proprio. Era una testa di rapanello. Era, possiamo ricitare la famosa battuta che vi ha citato l'altra volta, questo conte mi ricorda i Ravanelli perché non mi piacciono i Ravanelli, vi ricordate quella del Muppet Show che citammo l'altra volta, però, che useremo come tormentone per i prossimi 10 mesi accompagnando il romanzo. Che bello. Quindi praticamente la vita di Lord Cardigan è un tormentone
plagiato al Muppet Show. Sì, a base di Ravanelli, quindi potremmo definirlo un cazzimperio. Sì. Ma che meraviglia, che quando lei tira fuori questi calambur, queste cose, io veramente mi tocco. Basta! Così, ma i ginocchi, e si tocca i portafogli per vedere se c'è ancora, perché mandiamo gli scagnozzi a portarglielo via. Vabbè, ma dicevamo, eravamo rimaste la stupidità preclara del mister, del Lord Cardigan. Sì, era un monumento alla coglioneria universale, e lui diventa famoso per questo fatto qua, più che altro. Diciamo, partiamo subito, non partiamo dagli inizi, facciamolo un po' a scacchi, perché anche Downton Abbey fa così, no? Cioè ci sono un po' dei flashback. Lui diventa famoso, preannunciamo alle nostre amiche, soprattutto che adorano Downton Abbey, che in questo caso c'è anche la figura interpretata da Maggie Smith, che è la vecchia megera, un po' snob, no? Però soprattutto c'è la ragazza che lo fa innamorare, per cui mettiamo già subito i personaggi e gli interpreti. Chi vedreste bene interpretare fra di noi Lord Cardigan, oltre al sottotitolo? Ma lei! lei! Perché guardi, che a fare bene lo stupido, a fare bene lo stupido, sì, bisogna essere intelligente. Bravo, è vero, questa è veramente un'opinione assai profonda. Scusa, e per citare anche la nostra colonna sinora, stupido è chi lo stupido fa. Sì. Chi lo è, chi lo stupido facco in questo caso. Però, scusate, ma c'è da dire che però Lord Cardigan è anche noto per essere alto, non mi ricordo, ma quasi 2 metri, o forse 1,95, e per cui forse io non ci arrivo. Però insomma, forse il Diego lì da questo punto di vista magari no, qualcosa, ma diciamo qualcosa. Ancora molto lontano. Era anche molto noto per essere estremamente elegante, tant'è vero che questa invenzione del cardigan è fantastica, perché è un capettino veramente, un capospalla veramente utilizzabile. Adesso che siamo nella settimana della moda, ce n'è a iosa. E oltretutto, al contrario di Brummel, che non era Lord, infatti a volte alcuni se lo ricordano come Lord Brummel, però era uno che era veramente un landlord, no? Era un latifondista, era un aristocratico di gran sangue, diventa famoso per, e qui lanceremo la prima cosa della prima puntata. Sono passati 10 minuti, ma ragazzi, perché ma come tutti i feuilleton bisogna, c'è un po' il prequel, quindi, va detto. Diventa famoso perché per il casino che combina la battaglia di Balaclava, la famosa carica dei 600. Vogliamo ricordare la battaglia di Balaclava, dove si teneva e tra chi? Si tenne, naturalmente, ricordiamo anche la famosa poesia di Lord Tennyson, i famosi 600 erano giovani e forti e sono morti, ma si tenne naturalmente la famosa guerra di Crimea. Ma non era Mercantini quello, scusa? No, vabbè, quella però è la versione italiana. La spigolatrice di Sapri, ma vabbè, sì. No, ma infatti è la città. Che erano 300, ma vabbè. Erano 300, sì. bravo, esattamente. Però per fare una citazione comprensibile, senza farla in inglese, naturalmente. Lei non mi ha colto in fallo, ma è stato molto bravo a fare questa doppia citazione. Cosa succede? Che Lord Tennyson racconta questa storia perché fece scalpore in Inghilterra, naturalmente, no? Poi ci fu il famoso film con Errol Flynn negli anni 30, dopodiché un magnifico film anche nel fine anni 60, dove si racconta tutta la vicenda, e lui combina sto gran casino perché nella guerra di Crimea succede che gli inglesi praticamente attaccano i russi, ok, per difendere i turchi più o meno, sì. E c'è questa famosa carica della cavalleria leggera, ovvero dei cavalleggeri che sfondano queste linee russe coi cannoni, per cui in pratica attaccano con la cavalleria, attaccano i cannoni e vengono un pochettino saraccati, no? Come potremmo dire con questo termine. Cosa succede? Il gran casino che combina lui, e poi lo racconteremo nelle prossime puntate in maniera più estesa, però lui praticamente alla testa della sua cavalleria riesce indenne a passare, mentre tutti crepano, a passare in mezzo alle cannonate russe, a sforare. Vediamo se ho capito, praticamente la prima scena di Balla coi lupi, quando Kevin Costner passa davanti a tutta la schiera nemica. Bravo. A cavallo. Bravo, esattamente, ma mica per niente gli americani, sapete, sono stati plasmati dalle tradizioni anglosassoni, perché certe cose allucinanti erano successe, e questa cosa era successa. Lui riesce a passare indenne attraverso i colpi di fucileria, ma soprattutto i cannoni che gli stavano sparando direttamente sul naso, praticamente
fora, e dopodiché, siccome è un gran cavaliere, perché ovviamente lui continua ad andare dritto e perde il contatto con tutta la sua unità, e questi dicono: ma dove cacchio è andato Cadigan? È andato avanti. Solo che cosa succede? Continua ad andare avanti, lui dice: ma qualcosa succederà, e a un certo punto si trova davanti tutta la cavalleria russa schierata, da solo praticamente, tutta la cavalleria russa schierata, no? Dopodiché questo principe Rashvili, che lo aveva conosciuto a un ballo a Londra o a Parigi negli anni quando ancora non c'era la guerra, ma tanto chi se ne frega, Londra, Parigi sempre lì siamo, certo. Insomma, fra grandi aristocratici ovviamente ci si conosce tutti, è normale. Io anch'io quando vado a Buckingham Palace la dicevo, vedi la pomata. Però sì, insomma, chiamate le guardie, dubito, trascinatelo via. No, io me la vedo, lo vedo più Smithers libera i cani più o meno. Ma no, ma libererebbero questi cagnolini nani, i corghi, quindi, i corghi. Allora, no, dicevamo, dicevamo che appunto il principe Rashvili tira sul binocolo e dice: cacchio, ma quello è Cardigan, acchiappatelo immediatamente. Proprio gli scatena sopra tutta ovviamente la cosa, la cavalleria russa, e dice: io lo conosco, agguantiamolo, facciamolo prigioniero. E Cardigan si avvicina dicendo: ma cosa fanno questi, essendo completamente coglione? Li vede questa enormità di cavalleria e dice: ma forse vado a vedere che cos'è, perché poi era coglione ma era molto coraggioso. Questo però... non era mai negato. Beh, vabbè, ma fermi tutti perché c'è il GR e si finisce qui la prima puntata sull'epopea di Lord Cardigan. Si continua la settimana prossima. Naturalmente, alla prossima puntata di Downton Abbey. Non c'era la canzone di Albano e i cigni di Balaclava? Sto ascoltando l'Apo in streaming, dottore grave, vero? Sì, depurati con un sano GR di Popolare Network. Ciao Lapo! Ciao, settimana prossima con la seconda puntata di Vita, Morte e Miracoli di Lord Cardigan. Ora e chiediamolo a uno che non risparmia critiche salaci. Salacious, un uomo cui non era piaciuta il follow dopo che l'ha ballata tutta Italia. Lapo, buongiorno. Buonasera, ma che cos'è questo monumento alla sesquipedale nequizia? Ma non è vero, a parte che sesquipedale l'avevo detto io. Madonna. Ma non è vero, ma dai. E nequizio? Ma voglio dire, è praticamente come la vecchia battuta, scusi, ma quella lì accanto e la sua fidanzata o le hanno vomitato sul sedile, è una cosa veramente terrificante. Allora, ridiciamola per favore anche al maschile, a parti invertite. Ma certo, ma a maggior ragione. A maggior ragione, poi adesso circola l'altra barzelletta, quella sul cervello, poi ma ve la fa niente. Una alla volta, perché sì, una alla volta, per carità, uno alla volta, per carità. Senti, già, ecco, che così non mettiamo il qualcosa di Mozart. Ci sarà un perché, no? Sì. Ci sarà perché piuttosto che mette porcherie. Allora, caro Lapo, prima di iniziare con la seconda parte della storia di Lord Cardigan, volevo renderla edotta che il sindaco di Toronto, Rob Ford, che evidentemente non ha seguito le sue lezioni, dopo aver ammesso di aver fumato crack, aver minacciato di morte una persona, aver ballato in consiglio comunale One Love di Bob Marley, ha improvvisato un comizio in una steakhouse di Toronto, evidentemente ubriaco, si è espresso con linguaggio volgare lanciando insulti al capo della polizia della sua città. Allora, questa ce l'ha girata un ascoltatore, ammetto che di aver chiesto la fonte all'ascoltatore, il quale non ci ha ancora risposto, però per ora andiamo sulla fiducia. Ma lo approviamo, diciamo che è il nostro nuovo mito questo signore. Insomma, più o meno, mito negativo. Insomma, vabbè. Allora, voi sapete naturalmente che oltre a essere cochon, i grandi aristocratici di una volta erano sempre politicamente scorretti. Lo stesso nostro caro amico Lord Cardigan, ovviamente, nonostante appunto la già citata imbecillità, era anche un uomo che peraltro gli derivava dal fatto di essere probabilmente caduto da cavallo in giovane età. Infatti i suoi genitori erano molto preoccupati, perché lui era talmente cretino che appunto i genitori pensavano fosse cascato da cavallo. In realtà era così. Poi il fatto è che adesso ci attireremo ulteriormente gli strali dopo la battuta un po' sessista delle donne. Perché in realtà Lord James Brudenell, appunto l'Earl of Cardigan, era cresciuto con credo 6 o 7 sorelle,
che l'avevano probabilmente un po' rimbecillito, nel senso che non perché il gineceo di per sé rimbecillisca, ma perché l'uomo in mezzo a più dame fa la figura del salame, sì, anche se sono sorelle, è vero. Questa è saggezza popolare, sì, assolutamente. Infatti noi abbiamo lasciato il nostro amico Lord Cardigan la scorsa puntata. Bravo. Abbiamo lasciato proprio nel mezzo della battaglia di Balaclava, che era lì praticamente che lui riesce a superare i famosi cannoni russi, gli sparano da tutte le parti, li supera, essendo un cavallerizzo provetto. Ricordiamo guerra di Crimea 1854? 63? No, ma andate poi... prima dell'Unità d'Italia. Scusate, ambo. Sono quasi sicuro 1854. No, forse 54, sì, hai ragione, adesso mi confondo. Adesso guardiamo. No, 63, ma piantatela di dare numeri a caso. No, mi confondo io, perché stavo pensando a un'altra cosa che è successa a Lord Cardigan, che poi vi racconto, probabilmente ha ragione. E lui comunque supera questo sbarramento, viene riconosciuto da questo principe russo, no? Che eravamo rimasti alla fine di questa puntata, no? Sì. Lui viene non acchiappato, ma viene riconosciuto tramite il binocolo, dice: quello lì è Lord Cardigan, acchiappatelo immediatamente. Lui allora torna indietro, rifà tutta la strada che aveva fatto all'inizio, ritorna indietro sempre galoppando, dopodiché si accorge che lo stanno guardando tutti e, per essendo cretino, pensa che è molto meglio galoppare, diciamo, non galoppare ma andare al piccolo trotto per non fare la figura del bigliacco. Ah, ok. Però comunque menare le tolle. Quindi infatti, diciamo che uno che mena per non fare la figura del bigliacco è uno che mena le tolle, ma in più ha anche paura di correre a cavallo. No, ma non è che aveva paura, lui aveva distaccato tutti gli altri, perché per lui non era chic mescolarsi con la marmaglia, no? Però si sa che una battaglia, diciamo che la marmaglia ce l'ha in mezzo, però lui voleva fare il figo e andare avanti e indietro per il campo di battaglia come se fosse sul catwalk, come se fosse Naomi Campbell che va avanti e indietro, no? Essendo poi, oltre che cretino, anche notoriamente vanitoso. Vanesio preferiamo. Vanesio. Poi aveva questi bei favoriti, questi basettoni meravigliosi, no? Per cui andava in giro. Poi sapete che lui, durante la battaglia di Crimea, lui non andava, non dormiva in tenda con gli altri soldati, non partecipava. Sta su uno yacht personale. Ma che schifo! Un po' come fa anche, non so, Diegoli, quando prima di venire in via Ollearo. Certo, sta in Darsena, sì, esatto. Sì, praticamente. Vabbè. Questo yacht, che si chiamava Dryad, se non mi ricordo male, era anche molto lussuoso, naturalmente, per cui aveva tirato anche una serie di critiche al nostro amico Lord Cardigan. Lui ovviamente se ne impippava bellamente, anche perché, essendo così di sangue estremamente nobile, quasi poteva, ma questo però gli fece rifiutare. Tutto questo gli fece rifiutare l'ordine della giarrettiera, che invece è una grande aspirazione del Facchini, penso. L'ordine più che altro, perché io non sopporto il disordine, capito? È quello. Sì. Ecco, non per la giarrettiera. No, non per la giarrettiera. Sono proprio... ho una atavica diffidenza verso coloro che non ripongono i calzini in ordine cromatico. Ah, per quello, ma che meraviglia. Io invece pensavo che lei avesse un piacere, se no potrebbe prendere l'ordine del cardo anche, che è un altro ordine, insomma, minore, l'order of the sisto. Però in questo caso il nostro amico Cardigan cosa avrebbe dovuto fare? Gli sparavano da tutte le parti, lui cerca di svicolare, torna indietro e poi dopo ovviamente sarà accusato di delle peggiori nequizie anche in questo caso. Perché? Perché ovviamente era, insomma, nel bel mezzo della battaglia lui non si era comportato nel migliore dei modi, aveva mollato i suoi uomini. Voi cosa avreste fatto al posto di Lord Cardigan, oltre a inventare dei maglioncini? Guarda, non so, perché noi siamo per peace and love, certo. E sui campi di battaglia veramente non sappiamo che pesci pigliare. Sì, avrei scritto la canzone Caro Presidente. Caro Presidente? Sì, è una roba anti... pacifista e antifascista, che quindi non so se
forse era precorso. Non so se nelle sue corde. Avrebbe percorso i tempi, ma Lapo non consta di domande a noi questo passaggio. È il grande racconto della epica del Galateo. Il grande raccordo anulare, certo. Noi stavamo facendo la nostra mano di briscola qua, cioè, un po' rovinata. Secondo me voi eravate lì che vi facevate delle cose da nulla. Basta lì. Ma ci ho detto, naturalmente, quando poi Lord Cardigan, perché insomma la telenovela è infinita, qui torna ovviamente in Inghilterra e viene ricevuto dalla regina, non gli danno questo ordine della giarrettiera e lui se ne ha molto a male. Quindi per ripicca? Niente. E quindi per ripicca combina una serie di casini, anche perché c'è dietro la telenovela. Voi sapete bene che oltre al famoso appunto cardigan viene inventata anche la famosa manica a raglan. Le nostre amiche che insomma più di noi conoscono la sartoria o tutte le gioie della moda sanno che esiste anche questa cosa, perché c'è la Lord Raglan che aveva mezzo braccio in meno perché probabilmente aveva fatto qualche battagliuccia, allora gli avevano inventato questa manica così. In più c'era un altro personaggio che era Lord Lucan, che era sposato con una delle sorelle famose precipitate di Cardigan. Ovviamente Cardigan pensava che questo Lord Lucan fosse un gran cialtrone e che trattasse male la sorella, e per cui c'era stata della ruggine tra tutti costoro, capite? Per cui ovviamente nel momento in cui c'è tutta questa battaglia, questi sapidi problemi familiari che noi tutti abbiamo nella vita si esacerbano, si traducono in mezzo alle schioppettate dei russi e le cannonate dei principi russi, nobilerrimi, che insomma che appunto che l'avevano visto arrivare con un binocolo in madreperla, naturalmente. Perché non potevano risparmiare. Deve anche essere quello, certo. Ed erano seduti su selle di Astrakhan, naturalmente. Avevano il sedere caldo mentre i loro soldati sguazzavano nella fango. Nel fango, rischiando la vita. Perdendola la vita talvolta, mentre sempre il solito stronzetto di Cardigan stava sul dryad e si faceva il bagno, il famoso latte d'asina che noi consigliamo tutte le volte. E qui ci sta ovviamente anche la vecchia cara battuta dei Ravanelli, no? Insomma, naturalmente lo yacht mi ricordi i Ravanelli, non mi piacciono i Ravanelli. Ovviamente sappiamo che quando lui ritorna, molla un po' la colpa su Lord Lucan, perché è quello che gli sta più sulle scatole, e per cui scarica la colpa su di lui. Lord Lucan si risente anche un po' di questa cosa, no? Come voi sapete, è un po' come se praticamente una sera c'è un crollo di ascolti o dovuto alla Pomazza Fontana o al Facchino, al Diegoli, e uno dei tre fa scarica barile, naturalmente. Ah, uno dei tre, uno a caso tra l'altro dei tre. Uno a caso dei tre, però insomma questo di solito non succede perché almeno uno dei tre è nobilissimo, quasi quanto Lord Cardigan, è altrettanto cretino, che ovviamente sarei sempre io. Nel caso invece delle figure più nobili, che ne escono invece pulite, fra il Facchino e Diegoli dovete attribuirvi il conte di Lucan o l'altro era Raglan, non mi ricordo se era conte. Volete essere conti anche voi, miei cari? Io fatti un po' i tuoi conti. Sì, io di conto ci so fare a volte. Le matte risate. Esatto, siamo molto in forma. Abbiamo 30 secondi per una frase conclusiva sull'importanza della figura di Lord Cardigan. L'importanza storica della figura di Lord Cardigan è importante perché dopo di lui fu abolita la pratica in uso nell'esercito inglese di comprarsi le cariche. Pensavo delle losanghe. No, nemmeno delle giarrettiere. No, è che prima gli inglesi compravano proprio i gradi militari, no? E per cui, perché dicevano tu per censo hai diritto. Dopo la figuraccia merdosa fatta da Lord Cardigan, la pratica fu giustamente abolita. E per cui si passò a un sistema un pochettino più moderno. Naturalmente nelle prossime 20 puntate affronteremo anche questo problema annoso. Ma non è ancora finita. Sì, è finita. Sì, è finita, ma ci sono altri dettagli piccanti che andranno avanti nella prossima puntata non sappiamo. Ma sì, no, è storia di Galateo. Arrivederci, Lapo. Arrivederci. Ciao, a presto.